Ero smasso, quindi niente. Non ci credo che non hai altri interessi. Come ti chiami? Athos, mi chiamo. Athos. Non ci credo. Musica? Sì, musica, ma non è una cosa che prendo lezione, queste cose qui. Non importa, cioè puoi avere anche degli interessi musicali. Che genere ti piace? New metal. Duro? Sì, è duro, volendo sì è duro. E qual è lo spirito della musica metal? Lo spirito non lo so, adesso a me mi piace perché mi trasmette delle emozioni che nessun altra musica riesce a darmi, quella alla fine. Ecco, non siamo sempre obbligati a descrivere le nostre sensazioni, ma dovendo farlo, me le potresti... le sensazioni che ti dà la musica metal, sempre che si possano descrivere a parole. È difficile, però mi carica, se può, non lo so adesso. Non lo so, non mi vengono in mente adesso, così su due piedi. Se potessi paragonare un fenomeno atmosferico, queste sensazioni, a cosa le paragoneresti? A volte una tempesta e a volte la primavera, il sole, primaverile. Il metal può essere anche primaverile? Certo. Cattivo e dolce allo stesso momento. Qual è la cosa che in questo momento riempie più il tuo desiderio di felicità? Domandona. Può essere la musica, però sicuramente sono altre cose che comportano la felicità. Gli amici, le donne, non so adesso. Spiegami questa cosa delle donne. No, è una cosa seria quella che hai detto comunque, cioè trovare una ragazza con cui stai bene. Poi quando l'hai trovata, se stai bene, bene, ti comporta la felicità. Quindi la felicità la possiamo trovare in un'altra persona? Certo, sicuramente. E come deve essere la tua ragazza? Oh, Madonna, boh. Carina, anche se non vuol dire tutto, simpatica, non lo so, dolce, tenera, non lo so. Se la tua futura ragazza recitasse in un film, che film sarebbe? D'azione. Quindi vuoi una ragazza attiva? Sì, ma anche dolce. Che alla fine nei film d'azione c'è sempre la donna bella, dolce, che coccola il protagonista. Giocare a biliardo? Sì. Vieni spesso in sala giochi? Sì. Sala giochi per? Per giocare, per stare con gli amici, così. E di cosa parli di solito con gli amici? Ah, parliamo di musica, di ragazzi, eccetera. Immaginiamo che tu in questo momento potessi essere da un'altra parte, dove ti piacerebbe essere? Mi piacerebbe essere in una discoteca. In una discoteca, ci sono a San Marino delle discoteche per voi ragazzi? Beh, c'è solo il Symbol dove ci andiamo più spesso, se no sono tutte a Rimini. Vi piacerebbe avere anche una discoteca di giorno? Sì, perché sarebbe meglio, perché io di sera faccio fatica ad uscire, i miei fanno fatica a mandarmi, allora mi piacerebbe uscire di pomeriggio e andare in discoteca. Ti piace la musica? Molta, sì. Che genere ascolti? Ascolto l'hardcore e la musica dance. Sei una tipa tosta? Abbastanza. E c'è qualche cantante di questo genere che ti piace particolarmente? Cantante o DJ? Ah, mi piace DJ Francesco, sia come canta e fisicamente. Poi mi piace gli LFL 65, eccetera, degli altri. Mi canticchi una canzone di DJ Francesco? Magari l'ultima di Sanremo?
no, cioè non me la sento. Ti piace viaggiare, Diana? No, non mi piace perché ho viaggiato troppo da piccola e adesso non mi piace molto. Hai viaggiato molto da piccola? Dove sei stata, Diana? Sono stata in Ungheria, in Romania, in Austria, a Monte Carlo, in Francia, in tanti posti. C'è qualche paese che è rimasto particolarmente nel tuo cuore? Sì, Monte Carlo. Come ti chiami? Vittorio. Vittorio, l'ultimo viaggio che hai fatto fuori dall'Italia? Croazia. Non sono in Croazia. Isola Kreš. Posti bellissimi. Sì, mare stupendo, donne stupende, alla grande. Ti piace viaggiare? Sì, sì. Con mio padre sono andato, ho girato Olanda, Germania, Francia, ci siamo divertiti. Qual è il paese che ti è piaciuto di più? Olanda. L'ultimo libro che hai letto? Ho letto il diario di Anna Frank, però l'ho letto così, velocemente, perché dovevamo fare una cosa a scuola e l'ho letto così di sfuggita, non avevo molta voglia, io non sono una persona che legge molto. È una lettura scolastica, il diario di Anna Frank, quindi? Sì. Anna Frank, una ragazzina di quanti anni, ti ricordi? Non mi ricordo, l'ho letto un po' di tempo fa. Comunque più o meno Diana aveva la tua età? Mm-hmm, sì. E ha scritto queste lettere? Dove diceva cosa? Niente, parlava dei suoi genitori, parlava delle... più che altro io ho letto delle cose che aveva dei problemi con i genitori e ci litigava spesso, comunque sì, era una persona molto chiusa, si teneva tutto dentro e non gli piaceva non voleva dire ai suoi genitori che stava male per il loro comportamento, come si comportavano nei suoi confronti. È una condizione in cui ti ritrovi anche tu? Sì, abbastanza. Un rapporto con i genitori non molto aperto? No, io sono una persona abbastanza aperta, però con gli amici, così non con i genitori. Il libro Agatha Christie, Omicidio sull'Oriente Express. Ti piace il genere giallo? Sì, sì, molto, moltissimo. Ti piace il mistero, il non detto, il qualche cosa da scoprire? Sì, sì, perché dopo un po' ti appassionano, li vuoi scoprire te. Altri generi letterari ti piacciono? Promessi sposi. I classici. I romanzi mi piacciono. E dei Promessi sposi qual è la parte che ti piace di più? Sulla monaca di Monza. Ti affascina la storia della monaca di Monza? Perché oltre ad essere una storia vera è molto affascinante, mi attira come storia. La storia della monaca di Monza è la storia di una ragazza costretta dai genitori a diventare monaca, praticamente segnata sin dall'infanzia ad intraprendere questa strada. Tu sei mai stato costretto dai tuoi genitori a fare qualcosa? No, ho scelto tutto io, tranne, vabbè, mi ha detto di studiare, di andare a lavorare, però no, sul resto no, un ragazzo libero. Ecco, c'è una cosa, Vittorio, che in questo momento ti rende particolarmente felice? Che sono a un'età dove uno si può divertire. Essere liberi di fare quello che si vuole, secondo te, porta alla felicità? Sì, per me, non sempre, alcune volte ci porta anche in brutte strade, però se uno usa la testa può continuare sulla retta via. Tutte queste cose che mi hai detto che ti danno la felicità, ti riempiono la vita? Più o meno, poi ce ne sono altre cose che adesso non mi vengono in mente, però... Proviamo a pensarci, Vittorio. Ci sarà... la famiglia che è importantissima. Ecco. Più o meno a che età metterai su famiglia, Vittorio? Difficile prevederlo. Io credo sui 30 anni, più o meno. Comunque è nei tuoi progetti? Sì, sì. Quanti bambini? Oddio. 2 mi piacerebbero. Maschio e una femmina. Come li chiamerai? Samuele e Vittorio 2. E Samuela. 2 nomi biblici, quindi. Sì, sì, vero. Non nomi della Bibbia. Distratta la tua voce alla TV.
tra la radio e il telefono. Il film più bello che hai mai visto? Il Signore degli Anelli. Quindi ti piace il genere fantastico? Sì. Se tu mi dovessi dire la cosa che ti è piaciuta di più di questo film, in particolare del suo protagonista, Frodo Baggins, cosa mi diresti? Il coraggio. E praticamente lui era molto piccolo e ha avuto molto coraggio a fare questa avventura da solo, cioè con i suoi amici. Comunque più che altro è stato lui da solo a portare l'anello, cioè è stato molto coraggioso. Era un hobbit, quindi un mezzo uomo che però si è caricato sulle spalle il peso di tutta l'umanità. È così. Boromir. Che strano destino, dobbiamo provare tanti timori e dubbi per una cosa così piccola. Un oggettino. Boromir! Dall'anello a Frodo. Come desideri. Non mi interessa. È stato bello L'ultimo samurai. L'ultimo samurai, io non l'ho visto, me lo racconti un po'? Ah, allora parte da... come si chiama? Da Tom Cruise, che era un... diciamo, una forza militare. E, sì, un soldato, e poi viene scacciato perché ha combinato... non me lo ricordo, però è stato bello, al finale soprattutto. Nell'ultimo samurai il protagonista è, correggimi se sbaglio, Vittorio, un eroe. Sì, sì, anche con il suo compagno che gli ha insegnato l'arte, hanno fatto capire che non bisogna più combattere e unirsi con le forze alleate del proprio paese. Tanti film, soprattutto fantastici, raccontano le storie di eroi. Oggi, nel nostro tempo, chi sono i veri eroi? Oh, non ci sono adesso i veri eroi. È finita l'età degli eroi? Sì, più o meno. Sì, è finita. Forse gli eroi oggi sono diventati quelli che fanno cose semplici ma utili. Gli eroi potrebbero essere... beh, non so adesso... i professori. Che ci insegnano le materie, ci insegnano una strada. Quindi i professori sono diventati degli eroi? Siete coscienti che è una, tra virgolette, professione difficile quella dell'insegnante? Sì, sì, siamo coscienti perché devono mantenere un certo comportamento in classe, e poi è difficile insegnare agli studenti quelle cose che loro hanno imparato. Quindi vi mettete nei panni dei professori? Ogni tanto, non sempre. Ci piace più restare studenti. Stare dall'altra parte della cattedra? Sì, sei più liberi. C'è una poesia che ti piace particolarmente? No, preferisco quelle che mi invento io da sola. Scrivi poesie, Diana? Che conoscerai sicuramente a memoria. E ci puoi recitare ora? Sì. Sono tutto orecchi, Diana. Oh, madda. No, ma sono, cioè, delle poesie che ho scritto. Che ho scritto nei miei momenti tristi, magari, così. Non... è bellissima questa cosa. Ma magari una poesia un po' più allegra, spensierata? Ah, non mi viene in mente. Cioè, veramente, non mi sembra il caso. Che tema erano? Erano tutte d'amore. Sai che nella poesia si fanno delle similitudini. Tu a cosa hai paragonato il tuo amore? A un fuoco che brucia. Un'immagine ricorrente questa il fuoco rappresenta la passione, giusto, Diana? Io sono una persona molto appassionata. Se io ti dico luna, che cosa ti viene in mente? Spazio. La notte. Stella. Marte. Giove. Saturno. Vuoto. Satellite.
So, stelle. Buio. Oscurità. Amore. Lupo mannaro. Luminosità. Storia. Stella cadente. Maledizione. Geltrude. Dai. Siamo arrivati a Geltrude. Assassinio. Monaca. Sempre luna, sempre luna. Monza. Non lo so. Promessi sposi. Siamo arrivati. Promessi sposi. Manzoni. Lume di candela. Ecco, spiegami perché lume di candela, Vittorio. Perché la luna, perché in certi film si vedono delle scenette romantiche con la luna che brilla sopra la coppia. Però il gioco è che devi dire qualcosa inerente a Manzoni. A Manzoni. Allora mettiamo Lucia. Tenebre. Tenebre, paura. Terrore. Terremoto. Buchi. Appennini. Su che cosa? Gervaso. Siamo arrivati agli Appennini. Ti puoi rifare, Vittorio? Alpi. Non me lo so spiegare io. Non sembrano vuoti questi ragazzi. Basta scavare neanche tanto a fondo per trovare in ciascuno un talento, una ricchezza. Esiste dal 95 un concorso letterario dedicato ad Otello Casadei che premia i temi e i versi più belli degli studenti di terza media. Studenti capaci di questi pensieri. Pace. Io immagino che la pace sia come un mare, non facile da solcare. Io immagino che la pace sia come una donna fuggevole da conquistare. Io immagino che la pace sia come un bambino che va con affetto cresciuto. Quale uomo può ignorare il mare, la donna, il bambino? Christian. Fantasia. Qualunque persona può usare l'immaginazione, ma solo chi prova qualcosa da dentro sa usare la fantasia. Immaginazione è vedere un oggetto, immaginarlo vivo, vederlo diverso. La fantasia è un'altra cosa. Alla fantasia non servono oggetti. La fantasia è qualcosa che ti travolge, è più libera, più bizzarra, più irreale. Ruba il tempo e lo spazio, è qualcosa di difficile da descrivere. Se la sai usare, tutto è diverso. I colori sembrano più belli e lucenti, le persone sembrano più amiche, anche se non ti può cambiare la vita, te la sa fantasticare, la fa apparire diversa, migliore. Lisa. What a wonderful. Svelti, svelti, veloci, piano, con calma. Non va affrettate, eh? Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettate avere almeno un'ottantina d'anni. Scrivetele su un altro argomento, che ne so, su il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica di un'altra, eh? Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole. Dovete sceglierle! A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola! Sceglietele! Che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere! Da Adamo ed Eva! Lo sapete, Eva, quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di fico giusta? Come mi sta questa? Come mi sta questa? Come mi sta questa? Ha spogliato tutti i figli del paradiso terrestre! Innamoratevi! Se non vi innamorate è tutto morto! Morto tutto, eh! Vi dovete innamorare e diventa tutto vivo! Si muove tutto! Dilapidate la gioia! Sperperate l'allegria! Siate tristi e taciturni con l'esuberanza! Fate soffiare in faccia alla gente la felicità! E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato! Questo è quello che dovete fare! Non sono riuscito a leggerli! Ma mi sono dimenticato! Per trasmettere la felicità bisogna essere felici! E per trasmettere il dolore bisogna essere felici! Siate felici, dovete patire, stare male, soffrire, non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre, eh? E se non avete i mezzi, non vi preoccupate, tanto per fare poesia una sola cosa è necessaria, tutto, avete capito? E non cercate la novità è la cosa più vecchia che ci sia. E se il verso non vi viene da questa posizione, da questa, da così, buttatevi in terra, mettetevi così, eccolo qua, io...
È da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza! Perché non mi ci sono messo prima? Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono! Fatevi obbedire dalle parole! Se la parola è muro, muro, non vi dà retta, non usatela più per 8 anni, cosa impara? Che è questo? Boh, non lo so. Questa è la bellezza, come quei versi là, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. Forza, cancellate tutto e dobbiamo cominciare, la lezione è finita. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì, giovedì. Grazie, siete troppo buoni. Adesso capite quando dico un piacevole assedio dell'anima di questi ragazzi, ho tentato in tutti i modi di tirar fuori quello che di buono c'era. Perché il finale con Benigni? È una scena del film La tigre e la neve, la scena iniziale. In questo film, non forse tra i più noti di Benigni, Benigni fa il professore. Avete visto che tiene la sua prima lezione in un'aula universitaria. Gli studenti lo guardano sbigottiti e anche, direi, coinvolti. E il professor Benigni si chiama nel film Attilio De Giovanni. Avete nel cartaceo che ho distribuito in sala il testo integrale. E noi, Luca, andiamo avanti e nella la diapo successiva. E ecco, adesso non stiamo a leggere, anche difficile leggere. Comunque in neretto ho messo i passaggi più significativi di questo monologo che il professor Benigni, alias Attilio De Giovanni, dice ai ragazzi. I ragazzi che lo guardano in un modo, ripeto, sbigottito e coinvolto. E, se volete possiamo rileggere alcune. Dice, voi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili. Non esiste una cosa più poetica di un'altra. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più. Guardati nello specchio, la poesia sei tu. E poi insiste sul fatto che per scrivere una bella poesia bisogna scegliere bene le parole. Lorenzo? Dopo. La bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Ci vogliono 8 mesi per trovare una parola. Se non vi innamorate è tutto morto. Vi dovete innamorare, tutto diventa vivo. Sperperate l'allegria. Siate tristi e taciturni con esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità. Questo è quello che dovete fare. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Tanto per fare una cosa, per fare una poesia, una sola cosa vi serve. Tutto. Ci ricolleghiamo a questo video, andiamo avanti Luca, ancora. Allora, io devo ringraziare pubblicamente, ancora Luca, devo ringraziare pubblicamente Andrea Terenzi che poi si esibirà nel finale della conferenza, è il mio studente di quarto scientifico B, perché lui mi ha fatto scoprire questo video di Benigni avendolo postato su Facebook. E come si può riassumere tutto quel monologo di Benigni? Difficile, eh? Dice tante cose e straordinarie. Io l'ho riassunto così, siccome sono stato uno studente dello scientifico, ho la tendenza a schematizzare, a rendere tutto geometrico. Benigni, in quel monologo, ci parla di quello che sì che può essere un bel esempio di messaggio costruttivo per i giovani, ci parla del triangolo vita, amore e poesia. E il professor De Giovanni si propone di insegnare, in fin dei conti, se ripensate a quelle parole, si propone di insegnare ai suoi studenti come amare la poesia e la vita, vivere la poesia e l'amore, poetare la vita e l'amore. Giochiamo con quei tre vertici del triangolo. Non a caso io ho messo la vita come vertice superiore, ho messo l'amore dalla parte sinistra, dalla parte del cuore, perdonate questa banalità, e dalla parte destra ho messo la poesia. La poesia perché dalla parte destra? Perché l'operazione poetica è sì un'operazione che richiede anch'essa cuore, ma è una grande operazione razionale, come poi ci spiegherà il nostro caro studente di quarta, Lorenzo Moraccini. Lorenzo, avvicinati pure. Lorenzo ci legge, andiamo avanti Luca, ci legge il suo svolgimento di un tema che io ho assegnato ai ragazzi su questo monologo. I ragazzi avevano nel cartaceo il monologo intero, quindi avevano sott'occhio le parole di Benigni. E il titolo era tipologia D, è una tipologia della maturità, tema di argomento generale. Il titolo era L'amore da poesia alla vita, la poesia fa amare la vita.
nella scena iniziale del film, La tigre e la neve, il professor Attilio De Giovanni, Roberto Benigni, tiene la sua prima lezione all'università, pronunciando queste parole, che loro avevano, davanti ad una platea di studenti che lo guardano e lo ascoltano con un divertito entusiasmo. In effetti, le parole del professore straordinario, fuori dall'ordinario, fanno davvero riflettere, forse perché indagano in un modo unico il triangolo vita-amore-poesia, un triangolo che non segna soltanto l'esistenza degli uomini di lettere, ma di tutti gli esseri umani, in quanto esseri umani. Esprimi un tuo commento a riguardo, il titolo è difficilissimo, della serie Incoraggiamo gli studenti, e la colpa o il merito dell'assegnazione di Andrea Terenzi, che ha postato il video su Facebook ispirando la mente diabolica dell'insegnante. Lorenzo, vai pure, ti mando delle immagini dietro. Indovina di chi sono le immagini? Benigni. Benigni. L'amore dà poesia alla vita, la poesia fa amare la vita. Mi piacciono le belle parole, non c'è bisogno che siano altisonanti o impronunciabili. Mi basta che si sorreggano l'un con l'altra, come se in una grande opera d'arte la bellezza di un dettaglio fosse causa e conseguenza della bellezza dell'intera tela. Esistono miriadi di parole proprio per dare a chiunque la possibilità di scegliere quale parola sia più adatta in una determinata frase, quale sia la più forte per sorreggere quella che la precede e quella che la segue. Adoro anche scrivere poesie. Infatti, scrivere una poesia è come cercare di far entrare l'intero armadio dentro un marsupio e poi cercare di chiuderlo. Hai a disposizione pochi versi per esprimere tutte le emozioni, le speranze, i sentimenti ed ogni cosa che tu abbia vissuto, per non parlare di tutto ciò che tu possa aver immaginato. Ti accorgi però che magicamente riesci a farci entrare ogni cosa. Una volta terminato questo meticoloso lavoro, sai di poter viaggiare ovunque con la mente, cambiare emozioni, ma appena apri il tuo marsupio, vieni travolto nuovamente da tutti quei ricordi di vita che avevi racchiuso in una frase. Perché in fin dei conti, la poesia è questo, è incastonare la nostra vita nell'oggetto che più amiamo. Bisogna innamorarsi per fare poesia, bisogna innamorarsi delle parole, bisogna innamorarsi della nostra vita. Non è semplice amare le parole. Molto spesso sembrano scorbutiche, forse anche dispettose. È come se evitassero di saltarci in mente quando più le cerchiamo. In realtà siamo noi che ci imponiamo di trovare parole tanto più adatte, tanto più nobile l'argomento di cui vogliamo scrivere. Scrivere di una donna, per esempio, è come giocare a rimbalzino. Servono sassi ben levigati e uno specchio d'acqua piatta. Ma iniziare a comporre, proprio partendo da questo sentimento, è come ritrovarsi a giocare con sassi pesanti e spigolosi su di un mare in burrasca. Impossibile non sprofondare in un abisso di carinerie sdolcinate e sciocchezze insignificanti che ci lasciano disgustati dal nostro stesso lavoro. È necessario camminare molto, raccogliere sassi perfetti lungo il cammino e ricordarsi dove l'acqua è più calma, per stupire chi vi guarderà giocare o chi leggerà la vostra poesia. Ricordate comunque che il sasso sprofonda se non avete abbastanza talento per farlo arrivare all'altra sponda. Amare la vita, invece, credo sia molto più semplice. Dopotutto, quale disgrazia può ingannare la nostra memoria per farle scordare l'abbraccio caldo del sole, il profumo incantevole dei fiori, un sorriso amorevole rivolto da una persona cara? La vita è composta da ricordi e dal pensiero di felicità che comporta a riviverli. Ma per questo esiste la poesia. Quindi perché non amare la propria vita se questo può renderla più felice? Conviene perlomeno tentare. Va specificato in ogni caso che una vita felice non è una vita priva di tristezza. È piuttosto una vita in cui la tristezza viene combattuta ed esorcizzata tramite la capacità di far rivivere in noi un ricordo felice. Una vita in cui si può piangere per la perdita, la sconfitta e l'irrealizzazione, ma con la certezza di trovare sempre qualcosa per cui tornare a sorridere. Ora che ho scritto cosa fate quando scrivete poesia e come sia possibile farla, vi dirò quando è possibile farla. Infatti non tutti i momenti sono adatti per scrivere di un qualsiasi argomento.
Credete sia proponibile scrivere della felicità quando siete inebriati dal senso di benessere che vi dà? Quando volete bearvi di ogni singolo momento di emozione che vi è concesso? No. Io penso invece che sia necessario un tempo di quiete, in cui si riesca a sezionare l'emozione, così che si possa studiarla e ricrearla, in modo da simulare i medesimi effetti che abbiamo provato vivendola la prima volta. Quando facciamo poesia, possiamo collegare cuore e cervello, ragionare freddamente su calorosi sentimenti, racchiudere in pochi versi mesi interi di una vita, intagliare nella pietra il nostro più bel blasone e mostrarlo agli altri con orgoglio. Per fare poesia abbiamo bisogno solamente di noi stessi, ed in fondo è tutto ciò che possediamo. Lorenzo, non volevo interrompere l'applauso, non ha finito perché adesso ci legge una sua poesia e ha subito accolto il consiglio di Benigni e lui ha scritto subito una poesia d'amore, da giovane poeta. Diceva Benigni, non scrivete subito poesie d'amore, lui con questa poesia fra l'altro ha vinto anche un concorso. La poesia d'amore l'avevo scritta anch'io, quindi mi contraddico da solo. Vai pure Lorenzo. L'amore. C'è chi si perde nei tuoi occhi, io invece vi trovo una strada. C'è chi si incanta al vederti, io invece voglio incantarti. C'è chi per te perde giornate, io invece per te le spendo. C'è chi crede che tu sia perfetta, io invece amo i tuoi difetti. C'è chi ti legge in un'occhiata, io invece sto mesi su una pagina. C'è chi non parla che di te, io invece non trovo parole. C'è chi, e poi ci sei tu, e allora pure io vorrei essere lì, con te. Grazie.